Accendini in cielo per il concerto! Con calma, adesso vi uccido. Look Rider! Le basi della sopravvivenza di un uomo. No way, no fucking way. Signore, tutto bene? Give me your storcia, bastardo! Che cazzo ci fa questo qua? Manca un po' di atmosfera. Aspettate. Ok, adesso va molto meglio. Ragazzi, posso spiegare? Il letto non è in disordine perché non ho voglia di rifarlo, ma perché semplicemente hanno preso il controllo i pupazzi che ho preso dal Giappone. È colpa loro. Io sto registrando The Forest prima di partire, altrimenti non sarebbe uscito. Forse è meglio mettersi un cappello così gli indigeni non mi riconoscono. Bene ragazzi, questo è bentornati nel 15° episodio della serie di The Forest. La sopravvivenza sull'isola della morte continua. Prima di questo video, ragazzi, erano tutte anticipate le registrazioni. Da adesso ritornerà ad essere continue con registrazione, upload, registrazione, upload. Caro Leo, non lo so quando vado da Timmy perché neanche so dov'è Timmy. Ora devo andare a cercare una pistola nell'altra parte dell'aereo. Andiamo. L'ultima volta ci eravamo lasciati di sotto nella grotta dove non riuscivo più a trovare la strada per tornare a casa. Ho letto i vostri commenti, mi avete consigliato in tantissimi di andare prima ad esplorare tutto quello che è il perimetro della nostra isola. In questo momento infatti siamo a casa, vi ho tagliato la parte appunto in cui arrivavo qui e prima di dormire voglio provare a fare una cosa. Dovrei teoricamente poter trasformare questa accetta in un'accetta infuocata, o sbaglio? Equipaggia? Non ci credo. Io fino ad ora ho picchiato con un pezzo di legno. Potevo farlo con questa. E poi comunque devo stare attento che qua mi prende fuoco la casa. Dormiamo, riposiamoci, aspettiamo che arrivi la mattina e iniziamo la nostra missione. In questo momento ho delle fiamme che mi inseguono. Ah, non ci sono più, perfetto. Non potete capire quanto mi girino le palle in questo momento. Sto editando il video e l'audio non è stato registrato. Non c'è l'audio del gioco. Dove andare? Dove andare? Questa è una bella domanda. Sono certo che il respiratore che mi avete detto essere sulla costa da qualche parte dovrà pure essere. E allora andiamo a cercarlo. Anche perché secondo i vostri dati, le vostre informazioni, io dovrei trovare alla fine di un fiume vicino alle nevi questa fantomatica seconda parte dell'aereo, che per me è solamente una leggenda. Non l'ho mai vista, ne ho solo sentito parlare fino ad ora. Non sono credibile con questo cappello, avete ragione. Non che con questi capelli cambi molto la situazione, ma va bene, pazienza. Il respiratore, oltre alle bombole che avevo già trovato, mi permetterà di affondare dentro alle grotte e di trovare i pertugi più nascosti, che appunto contengono le cose più fighe, più rare. Ho deciso di rifiutare l'opzione in cui vado a vedere dei tutorial per capire dove sono gli oggetti. Mi piace di più scoprirlo esplorando. Però vi ringrazio perché pensate tantissimo alla mia sanità mentale ogni singola volta. Vedete, tornare in superficie, Michael Phelps. In questo momento costeggiare più di così è impossibile. Cioè, sono a fianco alla scogliera. Se c'è un respiratore sulla spalla, spiaggia, io lo troverò e me lo prenderò. O magari trovo qualche grotta. No, col cavolo. Per curiosità, qui posso aprire il crafting. No, il menu. Non posso aprire niente. L'accendino sì, però. Bellissimo. Accendini in cielo per il concerto. Vasco, lo sai, per me sei un dio. Spero che un giorno lo sia anch'io. Ma la spiaggia continua da qualche parte o devo andare avanti per chilometri così? Tanto ci scommetto, se c'era il 50% di possibilità di azzeccare, il 50% di sbagliare, io ho scelto il lato dell'isola dove la parte opposta contiene il respiratore. Comunque vedo la sabbia, vedo la spiaggia. Siamo vivi! Datemi la mia fottutissima tenda adesso. Non può essere tanto lontano da qua, vero? Qua giù non ci sono mai venuto. Ovvero, ero lassù sulla collina, ma mai sono arrivato sulla spiaggia. Per orientarci, potremmo considerare che questo è un fiume in secca. E dopo faremo tutto il fiume a piedi. Ma prima è tempo di stamina gratis. Oh yes. Oh yeah, come on. Come on, bitch. Let's go, let's go. Wow. Certo, divertente questa scena senza la fottutissima musica di sottofondo. Allora sapete cosa? Ce la metto io. Ok. Come fa a uscire la musica da una bussola? Che tecnologia è questa? Perlomeno comunque sono sicuro del fatto che così non posso perdermi. In lontananza vedo già i monti innevati. E questa cosa non è che mi rassicuri più di tanto. Se raggiungiamo i monti ma ancora non ho trovato niente, non ha avuto senso. Mi sa che il fiume è questo e non quello di prima. Quindi l'altra volta eravamo proprio qua sopra, adiacenti all'acqua. Vedo qualcosa in lontananza, è un cartello, è un divieto d'accesso. Oppure nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere un accampamento di indigeni, ma noi non la consideriamo neanche. Oh oh, jackpot! Attenzione, che cazzo è questo? La testa di un cinghiale.
Caspita, non me lo fa neanche prendere. Non sarà di certo questo a farci arrendere. Se non trovo nulla, appena arrivato alla montagna, vado indietro al fiume e percorro tutto il fiume verso la risalita della sorgente. Mi spiace dirvelo, ma non c'è un cazzo sulla costa. Io mi sono fidato di voi! Non ho neanche un secchiello per fare i castelli. No, no, mentre bevo no, Luridì. Piano! Sto bevendo! Maleduca... Oddio, che volo ha fatto questo Spider-Man! Con calma, adesso vi uccido. Datemi un attimo di tregua. Un secondo. Ma porca di quella mignotta. Tanto non riuscite manco più a colpirmi. Siete diventati dei pappamolli schifosi. Ogni volta a rovinarmi i miei piani, i miei video. Ma dai. Aiuto raga, muoio. Raga, non voglio morire. E il vostro amico? Dove è andato? Guardalo laggiù, lercio! Se vuoi fare il figo, assicurati di uccidere la tua cazzo di preda. Muoviti, ti vieni in impasto che ti infilzo al volo. Za! No. Ho mancato. E anche questa questione è sistemata. Ah, ad avere una forma del genere quel mostriciattolo che abbiamo visto l'altra volta. Ancora. E che due palle. Dai, vieni sul fuoco se hai il coraggio. Coglione! Il fakiro lo chiamavano, vieni qua. Questo qui comunque è diverso a quelli che abbiamo ucciso prima. Lui è molto più potente. È ucciso mio marito! Mamma mia, quanto sei brutta. Brutta sei, brutta. Ora basta. Un po' va bene, ci stiamo divertendo, ma non esageriamo. Scappi, eh? Quando mai potrò fare un episodio normale e tranquillo? Mai, non posso più portare Madonna. Questa però almeno è vestita rispetto agli altri. Voglio fare un video normale, tranquillo, senza di voi nel mezzo. Ma non è possibile. Quanti siete? La cosa triste, ho pure finito lo spazio. Non mi devo dimenticare ogni volta di risistemare l'armatura, perché questi mi fanno fuori. Poi così, sempre più corazzato. Papà, il mio anello, dov'è? Non lo so, ti spacco il culo. Ho letto del fatto che il sangue dovrebbe infettarmi, ma non mi è mai successo niente di male fino ad ora. Andrò ancora avanti così, ma sì, tranquilli. Guarda, ciccio, la carne non è ancora pronta. Se vuoi aspettare... non vuoi aspettare. Che ci devo fare io? Non mi fate più paura, ormai ho capito qual è il vostro punto debole. La lancia. Aspettiamo le ultime ossa e poi possiamo andare. È già diventata notte, cioè un giorno è bello passato. Fatto niente. L'armatura praticamente piena. Chi mi fa paura a me? Nessuno. Però visto che sta diventando sera, un accendino non mi dispiace. Usciamo dalla neve perché senza le racchette andiamo troppo piano. Il fiume non dovrebbe essere molto lontano da qua. Ciao cinghialotto! E qua bel porcello! Oh, Grider! Pensandoci bene, un po' paura la notte forse lo fa, eh. Ma va, stavo scherzando, era per mettervi a vostro agio. Ecco il fiume. Buona idea, dai. Accendi questa, almeno siamo più sicuri. Siete pronti a passare la nostra vera prima notte fuori? Senza dormire, senza essere al sicuro, in mezzo a loro. Con le fiamme non vedo un cazzo. Oh yes. Oh yes, oh yes. Sto cercando la testa. Ah! Ha fatto tesimo alligatore! Abbia, ti uccidilo! Prima che lo uccida te! Ammazza sta merda! Nessuno mi aveva avvisato di queste cose, però, ragazzi. Non andiamo più d'accordo. What time is it? It's summer time. It's a vacation. Datemi una grotta, voglio andare in grotta. E non avrei mai pensato di dire una frase del genere. Basta alligatori, cazzo. Stammi lontano, lontano, lontano. Ah! Sono ovunque sti cosi. Chiana, chiana, noi andiamo avanti. Piano però, eh. No, no, si è spenta adesso. No, no, è che sfiga. Aiuto, è infuocato, è infuocato. Ah! Quanti sono? Non possono prendermi, vero? Zitto e muori, coglione. C'ha la torcia in testa. Non ce l'ho neanche io la torcia. Le molotov. Sì, dai. Qualcos'altro ce l'avete per me? Fiamme, pioggia. Madonna mia. Perché me la sono cercata? Perché sono rimasto fuori stanotte? Non dovevo rimanere fuori. Ah! Muore, 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 muore. Lo uccido. Lo uccido e gli rubo la torcia. Uno è andato, eh. O tocca all'altro. Ah, schivano i colpi addirittura. Diventano sempre più potenti sti indigeni. Morti tutti e due. Voglio il tuo teschio con la torcia. Dammelo. Già che siamo vivi è un miracolo. Ah! Sti cazzi! Sti gran cazzi! Quattro non ce la fa. Devo attraversare il fiume. Non c'è alternativa. No way. No fucking way. C'ho il batticuore. C'ho l'ansietta. Sono congelato. Sta piovendo. Laggiù. Raga, c'è una luce laggiù in fondo. Sono altri indigeni. Non è possibile. Non è possibile. No, mi hanno visto. Mi hanno visto. Scappo. Scappa. 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 Che si fa? Si aspetta che arrivi giorno qua su in cima? Per me sì, eh. Ve lo dico. Valigie. Secondo me l'altra parte dell'aereo non può essere tanto lontana. Per forza. Salve signora iguana. No, non volevo uccidere l'iguana, vabbè. Gli indigeni hanno perso le mie tracce. Scendiamo qua sotto? Ma perché no? Dovrei fare una statua a questo accendino comunque. Allora, vediamo un po'. Oh, c'è qualcosa qua che ho visto saltellare. Ah, c'è una tartaruga malvagia, ma cosa? Sogno son desto! È la fottutissima testa dell'aereo! Signore, tutto bene? Mi sa di no. Ecco perché c'erano gli indigeni qua allora. Missione compiuta, ragazzi. Tanta roba, tanta roba. Allora,
Questo cos'è? Un libricino. Ma cosa, perché? Sono io quello. Non ha senso. Cosa abbiamo? Circuiti. Poi abbiamo un sasso. Inutile. Cosa fa lei? Non si sta così al volante. La pistola. La pistola. Che benessere. Non ci crede. Ora. E ora. Non ho più paura di voi. Non volevo sparare. È partito per sbaglio. Chiedo scusa. Bene, l'altra parte dell'aereo, quindi l'abbiamo trovata. Adesso la mia domanda è: dove cazzo è il respiratore? È uscito il braccino dal finestrino. Di solito non si fa quando si guida un aereo, eh? Ora farò qualcosa di un po' inusuale. Costruirò un fuoco. Ah, non posso metterlo qua sopra? Invece sì che posso. Un fuoco in cima ad un aereo. Questa è bella, eh? Le basi della sopravvivenza di un uomo. Cosa ci mangiamo? Una bella lucertolona. Il re dell'isola sono io, bastardi! Non so quanti colpi abbiamo perché non me lo dice. Probabilmente userai flare, esatto. Due colpi di flare. Teoricamente dovremmo ritrovarli sempre a giro, soprattutto nei rifugi, con le tende, quelli sottoterra. Quindi va bene. Ci siamo riscaldati. Ora, quant'è che ci vuole a cucinarlo? È figo però andare a giro di notte, eh? Ti mette la tensioncina. Sono laggiù, guarda, vedo le torce. Cioè, loro hanno le torce e non ce l'ho io. Questa cosa è allucinante. Non penso abbiano intenzione di attraversare il fiume per venire a prendermi. Guarda, brutti! Quanti sono poi? Inizia una spedizione punitiva per tornare a casa. Qua non c'è nessuno, fortunatamente, quindi piglia bene. Sono sassi quelli, vero? Non è che sono mostri abnormi. Arca puttana! Non puoi piovere così all'improvviso. Con un fulmine poi. Ho il cuore debole, sono sensibile. Oddio, stavo per cadere. Casa non può essere tanto lontana. E poi sta tornando giorno. Che bella notizia. Sono certo di meritarmi un plauso. No, 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 no. Non so per contro quale forza di gravità sono riuscito a salire in cima ad una tenda. Avevamo un patto che non mi rompevate più i coglioni. Chiaro? Non rompere, quindi. Gigantesco, è enorme sto qua. Beh, ormai sono troppo forte però io, C'è da dirle sta cosa. Prima di concludere l'episodio, io ci tenevo tantissimo a ritrovare la grotta dove non abbiamo deciso di avventurarci all'inizio della nostra missione. Era in mezzo alla foresta, quindi non può essere lontana. Magni e bevi. Ho sentito un rumore. Magari mi sbaglio. Che strano però, difficilmente mi sbaglio. Difficilmente, ho detto. Vorrei tanto sbagliarmi. Sono quei laidi che mi inseguono ancora. Caspita, è la grotta, non c'è. Rotto in Kulen. Give me your storcia, bastardo. Dai, uno è morto, l'altro se la dà a gambe. Ormai sono io che vado a caccia di loro, non che loro vengano a caccia di me. Era una pianura come questa. E c'era, anche se non sbaglio, rocce. L'ho trovata. Sento un botto diversi, però. Prendo mica da qua sotto. No, 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 no. Vengono da qui. Guardalo. Guardalo, schifoso. Oh, cosa? 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 Io adesso voglio delle spiegazioni. Questo chi l'ha ammazzato? Mi piacerebbe tantissimo attribuirmi il merito dell'uccisione di questo mastodonte schifoso. Ma non sono stato io, lo giuro. Era già morto. Il che significa che c'è qualcosa più grande di lui. Che cazzo ci fa questo qua? Scusate, per curiosità, voglio vedere se questo mi dà dei pezzi diversi. Tipo, non so, con la carne. Vado dal macellaio e chiedi un pezzo rispetto a un altro. Questo non dà niente. Lo stavano idolatrando, avete visto? Erano tipo intorno a lui dicendo: oh cazzo, chi ti ha ucciso? Ma sì, dai, della serie. Se lui muore, moriamo tutti. È veramente bruttissimo e abominevole. Visto che io sono un uomo d'onore, ti degnerò di una giusta sepoltura. Nel senso, ti spingo nel fuoco e vediamo cosa succede. Vai, brucia, brucia. No, non funziona. Niente, ragazzi. Oh, è sparito. Io direi di mettere un Marx qui vicino. Come ce lo mettiamo? Bella domanda. Secondo me basta mettere anche un temporary shelter, no? Ci dovrebbe comunque riconoscere come casa in ogni caso. Vero a Merlene in caso di casa. Questo servirà da rifugio. Salviamo la partita. Cari amici, questo 15° episodio di The Forest termina qua. Sono rimasto un po' allucinato nel trovare quella bestiaccia di Satana morta. Io voglio spiegazioni e voglio sapere dove caspita prendo una torcia. Nel prossimo episodio proveremo a esplorare la grotta dove non ero mai stato e successivamente a provare a vedere l'altra costa, visto che siamo stati nel lato sinistro. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato, spolliciate, commentate, condividete, spaccate il tasto mi piace perché so che lo sapete fare. Noi ci vediamo al prossimo video. Qua sapete tutto. E ora su, andiamo. Mi fate il letto, avanti. Che ho da fare? E voi se mi guardate così. Non lo rifaranno mai il letto.